Allora, io presenterò sulla base di una relazione che mi ha mandato adesso Michele Camisasca, che ringrazio comunque per aver voluto essere presente attraverso il Presidente del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, in modo da presentarvi un attimo qual è non solo il punto di vista delle agenzie, direi che il titolo è ma quali tipi di problematiche o di potenzialità ci rende disponibile la nuova legge 132, no, del giugno 2016, che sottolinea delle criticità e sottolinea delle possibilità. Perché dico questo? Lo dico all'onorevole Bratti, che assieme all'onorevole Realacci e assieme alle commissioni ha voluto fortemente questa legge. Noi come consiglio l'abbiamo voluta molto intensamente, anche ricordo anche il lavoro dell'onorevole Degani, da questo punto di vista è stato assolutamente importante. Cercherò un attimo di sintetizzare alcuni punti. Allora, le agenzie, come dicevamo prima, partono dall'articolo 189, forse anche prima, del testo unico ambientale, e fanno parte integrante fondamentale per la realizzazione del catasto nazionale. Anche qui ricorda a tutti, come ricordato nell'ambiente urbano, che ISPRA, così come le agenzie, siamo titolati da servizi ordinari. Cioè, servizi ordinari per ISPRA sono oltre 120, forse ce lo dimentichiamo, tutti parlano di ISPRA come centro di ricerca, fa ricerca soltanto. In realtà c'è oltre 120 compiti di legge che sono allegati al bilancio di previsione e consuntivo, di cui rispondiamo penalmente, civilmente, definiti da un DM a partire da un decreto ministeriale o interministeriale, se non a legge primaria. Tra questi c'è anche il coordinamento, lo sviluppo del sistema, allora si chiamava, prima della legge, si chiamava sistema delle agenzie dei controlli ambientali. Oggi si chiama, ed servirà questo, il Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, cercando di assicurare, direi così, un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato. Questo cercando si lega a cosa dirò dopo. Alle agenzie compete, diciamo, la prima elaborazione dei dati e successiva trasmissione alla sezione nazionale, che ISPRA ogni anno rielabora e ne assicura la pubblicità. Diciamo che questa è una forma sintetica per rappresentare questa catena. Esce il 28 giugno, come vi ho detto, la legge 132, che definisce finalmente un sistema nazionale a rete. E adesso io sottolineerò alcuni aspetti che nella nostra Repubblica, che non è una, sostanzialmente una Repubblica statalista imperfetta e federalista imperfetta, per come siamo noi cerchiamo di stare barcamenarci sempre tra due obiettivi, esistono delle criticità che dobbiamo superare cercherò di dire anche quali sono i soggetti che devono contribuire a questo superamento. Giustamente Michele ha riportato un articolo a me molto caro, che è l'articolo 11, che in realtà rappresenta, nell'essere stato ridefinito, un fallimento della legge 61, perché il sistema informativo nazionale ambientale nasce con la legge 61, che prescrive la predisposizione, la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale. Si dimentica però di dare degli indirizzi generali, così come per le agenzie e per allora l'ANPA, di costituire in realtà un sistema. E allora l'articolo 11 nasce quindi un sistema assolutamente imperfetto nei contenuti, ma anche nei focal point, cioè dei punti nodali di questa rete. Parte sono nelle agenzie, parte sono nelle regioni, negli uffici regionali, parte sono presso il Ministero dell'Ambiente, parte sono presso l'ISPRA o ANPA di allora, chiamiamolo in questo modo. Quest'articolo, non ancora completamente, ed è quello che dimostrerò, cerca di superare questa difficoltà che ha impedito la costruzione del SINA in una forma organica rispetto agli obiettivi che già la legge 61 dava e che sono sottolineati di nuovo qua, cioè una imperfezione di questa Repubblica, sono sottolineati, ripresi dall'articolo 23,12 quater decies della legge 135 del 2012. La quale recitava che a ISPRA competeva la predisposizione della piattaforma nazionale
per l'interscambio, l'interoperabilità, la condivisione di tutti i dati di importanza ambientale ottenuti anche con finanziamenti parzialmente pubblici, non solo pubblici, anche dai privati. Cosa che nella, ricordo a tutti, nella 225 della Protezione Civile è uno degli articoli fondamentali della legge dal 1992. Questo vi dice l'argomento ambientale come è andato avanti in maniera spezzettata. E allora questo articolo ci pone, ci dà nelle mani la possibilità finalmente di realizzare questa piattaforma. La piattaforma non è semplicemente una piattaforma tecnologica, ma è una piattaforma in cui sostanzialmente ha una sua architettura istituzionale. Ora, quando parlavo di statalismo e di federalismo imperfetto, è che in realtà ancora nella 132 non è risolto completamente, e dobbiamo risolverlo anche con parte con i decreti attuativi della legge stessa, ma non solo, ci vuole una volontà, in un quadrilatero che continua ad essere presente. Il quadrilatero che deve essere presente, ma deve essere riorganizzato, è tra, diciamo, un ministero che rappresenta i dicasteri, che è il Ministero dell'Ambiente, ma che in qualche modo deve farsi raccordo con tutti gli altri. Da un'altra parte un dipartimento, normalmente sono i dipartimenti dell'ambiente, ma non solo, che rappresentano l'autorità regionale, in rapporto con l'agenzia regionale, e dall'altra parte il rapporto con ISPRA. E questi due, ISPRA e Regioni, ormai non sono, molte volte sento dire, il sistema di ISPRA fatto da ISPRA ISPRA è il sistema delle agenzie, non esiste. Esiste un sistema nazionale di protezione dell'ambiente che è a rete ed è concorso dal concorso tra ISPRA e le agenzie regionali e provinciali. Punto. Non esiste il sistema delle agenzie e ISPRA, esiste un sistema nazionale di protezione dell'ambiente. E quest'articolo 11 va a sostenere non unicamente, così do anche un'informativa dove siamo già arrivati nella lavorazione, in uno degli oggetti fondamentali che porterà un decreto, un DPCM, che è sostanzialmente la definizione dei LEPTA, ovvero la definizione dei livelli essenziali di prestazione tecnica ambientale, che si legano, l'equivalente dei LEA, ma si legano a quello che anche il codice ambientale ci dà, no? Come elementi, e non solo, tutta la normativa conseguente, collegata, ci dà come elementi di livello essenziale di tutela ambientale e o di protezione ambientale e o di uso delle risorse naturali. Rispetto a questo, nell'elaborazione del catalogo nazionale dei servizi dell'SNPA, che già abbiamo già portato quasi in approvazione, lo approveremo tra poco, che è il presupposto per arrivare all'EPTA, l'articolo 11 senz'altro sostiene principalmente lo sviluppo delle conoscenze e diffusione dei dati. Lo sviluppo delle conoscenze non è solo il monitoraggio dei sistemi a rete, non dei sistemi a rete, ma è anche sostanzialmente, come abbiamo visto particolarmente rifiuti, si vede bene, l'acquisizione di dati e o di informazioni complesse di livello N che messe insieme ci danno un elemento conoscitivo di base, ma anche dei processi e la modellazione dei processi. In questo analisi noi ci siamo accorti fondamentalmente che questa attività incide su quelli che sono i catasti ambientali tematici, di cui uno è quello dei rifiuti, e c'è un problema di relazione con i sistemi informativi regionali ambientali che esistono, che dobbiamo mettere in rete, ma esistono anche i sistemi presso il Ministero dell'Ambiente diversificati, i sistemi per la qualità dell'aria o altri tipi. Si parla di un portale che io contesto, sto scrivendo al Ministro una nota nella quale, di un portale cartografico nazionale come, no, il portale di tutti i dati ambientali. No, non è più quello. Dobbiamo sviluppare assieme quello che l'articolo 11 ci dice, col concorso del Ministero dell'Ambiente, in rappresentanza anche del MISE, del MIPAF e di tutti gli altri, e dall'altra parte con le regioni, rappresentanti dei diversi dipartimenti. La legge primaria dice che questo portale, o meglio questa piattaforma, che non è un portale informatico, pur di quinta generazione, come ho raccontato prima, deve essere composto e risiede dentro l'SNPA, e quindi dobbiamo lavorare in questa direzione. A tal fine ho chiesto un incontro formale ai presidenti delle regioni e delle province autonome per discutere proprio questi aspetti con le regioni, così come il segretario generale del Ministero dell'Ambiente si è fatto parte dirigente, perché era il direttore generale del Ministero dell'Ambiente
di concorrere in questo lavoro presso il segretario di un rapporto con l'altra parte, la parte statale. Quindi noi siamo presi tra una parte statale e una parte regionale che in qualche porto, ecco lì, deve essere composta e che ancora il 132 non compone perfettamente. Questo l'abbiamo già visto in parte questa, diciamo, sono le norme ulteriori che ci determinano la modalità. Io volevo sottolineare questo tipo d'aspetto, a cui sostanzialmente i nodi regionali si devono altrettanto attenere, così come le regioni, ai sensi da 221 del 2015, quindi, che ha rimodificato una serie di termini avvalendosi del gestore anche qui del catasto regionale, ma deve essere, definiscono un metodo standard, perché l'abbiamo visto prima, Stefano ha raccontato i quattro metodi e la scelta nazionale rispetto a questo. Devono garantire la trasmissione dei dati attraverso un sistema informatizzato. Ecco che ci leghiamo al discorso di cui prima, e io all'inizio ho parlato di come noi adesso cerchiamo di gestire i dati di qualità dell'aria in forma estremamente avanzata e innovativa. Le agenzie, no, o gli organismi che volgono le attività di gestione dei catasti regionali, e questo è un discorso da fare in maniera molto precisa con le regioni, no, provvedono alla validazione del dato, alla trasmissione, l'abbiamo visto prima, in forma sintetica. Il decreto 141 del 2016 ha emanato linee guida, perché l'ha emanate, previste dall'articolo 205, come contengono raccomandazioni, come potete leggere, di tipo tecnico, al fine di rendere, ed è lo spirito del 132, tutte le informazioni e le valutazioni confrontabili a livello nazionale nei diversi contesti, pur diversi contesti, diciamo, delle diverse scale e livelli territoriali. Le linee guida sono nate da questi incontri tra le regioni, finalizzate a implementare questa metodologia proposta nei sistemi informatizzati utilizzati per la gestione del catasto regionale dei rifiuti. E anche qui c'è un punto che io, come presidente del Consiglio del Sistema Nazionale, ho sottolineato sia al segretario generale sia alla conferenza dei presidenti delle regioni, e porrò chiederò un chiarimento alla conferenza Stato-Regioni. Il punto centrale è che il sistema nazionale della protezione dell'ambiente, a sensi del 132, è chiamato a sviluppare norme tecniche, non norme generali, norme strettamente tecniche e applicative, che però devono fare riferimento a delle norme generali rispetto alle quali devono essere coerenti. Allora ci deve essere un momento in cui il legislatore o l'elemento di governo si confronta col lavoro, e viceversa, dell'SNPA, e l'SNPA si confronta col lavoro del legislatore, se no le due cose non entrano. E alcuni esperimenti li abbiamo già fatti relativamente all'articolo 109 per quanto riguarda i dragaggi. Stiamo cercando di creare delle procedure per rendere congruente le due parti. Ma quanto vi dico è sostanzialmente nella storia, no, del contributo. Cioè, alla fine questa contribuzione pressoché volontaria, no, di sistema, si è creato un sistema, una piattaforma base per avere questa modalità già da anni. E questo sistema è il sistema Orso, che ha datato ben 16 anni, e diciamo che è una storia che bisognava già tenere conto, presente in passato, che investe il 60% più o meno della popolazione nazionale, non di più, ci sono dei buchi. C'è un'evoluzione in corso, e quello che sottolineiamo sia la direzione generale di ISPRA sia la direzione generale delle agenzie, che è assolutamente necessario uno strumento unico applicativo che ci consenta, no, di applicare in forma sempre più automatica e più rapida la standardizzazione dell'informazione. Questo noi abbiamo atteso gli sviluppi, come ho detto prima, passando attraverso il SISTRI o altri elementi, come ho detto, no, la piattaforma della condivisione dei dati pubblici. Questo è il momento in cui, dal 15 di gennaio in cui entrerà
in vigore il 132, non possiamo più farne a meno, anche perché non c'era un'ultima frase nell'esposizione dell'articolo 11, un ultimo comma nell'esposizione dell'articolo 11 di Michele, che recita che i dati e le informazioni messe a disposizione da parte dell'SNPA sono riferimento ufficiale per le autorità ambientali e o le autorità di qualsiasi genere a qualsiasi livello territoriale, a partire da quella statale sino ad arrivare a quella comunale. Quindi a questo punto siamo noi che abbiamo questa responsabilità e cominciamo a dire: metteteci in condizione, non continuate a mettere bastoni, ma mettete bastoni a sostenere, non tra le ruote, per arrivare a questo obiettivo paese. Non è questione di cappelli, è questione di fare la cosa insieme e ognuno faccia ciò che deve fare, acquisendo un metodo e un merito comune rispetto a questo. Questo è il frontespizio di Orso. Queste sono le due, elementi di standardizzazione: quali dati, la produzione e gestione dei rifiuti. Potete vedere quale è il tipo di approccio che le agenzie, assieme ad ISPRA, in qualche modo hanno codificato, ma soprattutto la parte quantitativa dei rifiuti ritirati o gestiti dagli impianti di trattamento. Qui entrano sia il discorso delle materie prime secondarie che dell'end of waste, no? Prodotti vari tra il compost e compagnia varia, potete leggere quello che è, non voglio tirarvela alla lunga. E qui Michele riafferma quello che ho detto all'inizio, che sulla base anche di questa esperienza, ma non solo di questa esperienza, c'è un'architettura che noi abbiamo in testa, che il legislatore ci ha chiesto. Abbiamo una piattaforma nazionale, piattaforma, non un applicativo di piattaforma, una piattaforma quindi articolata in tutti i suoi aspetti, non semplicemente trovare il dato, condividerlo, interoperarlo, ma una piattaforma che quindi sia capace, sia l'ultima generazione dei big data, oltre che degli open data, cioè della grande quantità di dati, parliamo di terabyte di dati, capacità di elaborazione molto rapida, quindi parliamo anche di capacità di calcolo molto elevata, si basa, e questa dovrà essere il SINA, sulla quale si innestano anche una serie di piattaforme specialistiche, non già citate due ma ne potrei citare 26, di accesso pubblico, cioè di accesso di open data, che vale per la parte ricerca, ma vale anche per la parte della piccolo spin-off che sviluppa un applicativo, così come per la fondazione per la Green Economy, così per le altre cose in tempo reale. C'è molto di più di quanto recitiamo qua, già questo è utilizzato da noi in maniera assolutamente avanzata nell'utilizzazione delle informazioni dei dati satellitari, possiamo rapidamente trasferirla nel processo di crescita dell'SNPA, ma questo è un punto di partenza, ma è altresì un punto inevitabile e inalienabile rispetto al processo stesso, se il processo vuole esistere. Questo paese necessita di occhi, naso, bocca, pelle, lingua, in modo tale da avere tutti i sensi per percepire la realtà del paese. Grazie. Allora, dopo aver fatto il mio dovere dell'ultimo minuto,